Ciao Anagan amici e benvenuti a un nuovo gameplay di XCOM Enemy Unknown. Allora, abbiamo tirato su un po' di fondi. Abbiamo rapporto tra 16 giorni, quindi questi 901 mensili arriveranno tra 16 giorni. 4 giorni, cattura dei droni. Shield 5, richiesta 8 giorni di scadenza. Richiesta del Nord America, corazza Titan. Andiamo in sala di controllo, vediamo un po', dai. Comandante, è in arrivo una trasmissione di massima priorità del Consiglio. In Francia, se lasciassimo aprire un nostro alleato, la nostra immagine si segnala quanto dobbiamo assicurare riduzione del panico. Ricompense, va bene. Eccellente. Attendiamo con impazienza i vostri progressi. Allora, rimuoviamo tutti. No, stavolta ci vogliono... Quanto manca? 2 giorni, grande, dai, che il prossimo te lo fai di... Qua servono tutti i... Per sta missione servono tutti i migliori. E Trabatel non è tra quelli, anche se era stato il mio primo cecchino, ma... Assaltatore e... Questi sono quelli nuovi, ok. Mettiamo dentro magari uno basso comunque. Shoshanna Friedman, un supporto. Un altro supporto. Modifica unità, personalizza. Corazza 2, grandissima. Modifica unità, personalizza. Corazza 2, grandissima. Analizza il colore, facciamo sempre quel viola, eccolo qua, viola supporto, insomma. Allora, hanno tutti un fucile, tu sì, sono tutti equipaggiati con dei bei fucilazzi laser, corpetto, vediamo un attimo armamenti. Tu sei strano. Ah no, sei così, vabbè. Ok, e corazza Skeleton. Corazza Carapace. Perfetto. Quello storditore mi va bene. Ok. Minchia, grandissimo. Storditore, perfetto. E te? Va bene. Avviamo. Abbiamo una bella squadra. Strike 1, prepararsi. La Francia ci ha inviato una richiesta urgente d'aiuto. Quindi dobbiamo tirar fuori il VIP. Thomas Hatch, un buon amico del Consiglio, era su una limousine in fondo a quei gradini quando è stato colpito da un attacco alieno. Dovete trovare il signor Hatch, assicurarvi che stia bene e portarlo sano e salvo allo Sky Ranger. Perfetto. Obiettivo aggiornato. Perfetto, ok, io ho salvato. Allora iniziamo a mettere il cecchino di qua. Guardia, qua com'è la mappa? Ah, si scende da qua e c'è un ponte. Ok. Mietitore, vammi pure qua. Di guardia, tu mi vai qua. Di guardia, tu mettiti... Porto qua, ok. Guardia, e tu potresti anche metterti qua così. Vediamo cosa succede.
Spero di averli messi in modo tattico rispetto al nemico, non so dove sia. E vediamo un po'. Lì ci sono delle scale che vanno giù, quindi potrei proseguire così. Ehi, ci farebbe comodo una mano con queste cose. Quali cose? Ok, il tipo è lì. Il cecchino lo porto qua. Poi abbiamo te, ti porto. Qui c'è qualcosa, ci sarà pur qualcosa lì. Però ti metto qua dietro. Ingaggio autorizzato. E infatti, ah, gli smilzi. Vabbè, dai, gli smilzi sono ancora abbastanza innocui. A saperlo, potevo portare anche un. Te dove? Tu col fuoco in corsa, caro. Prendete la mira e stendeteli. Vammi qua dietro. E vai. Tenente Knight, Michael Knight, detto anche supercar. 50-50. Vai. Mancato. Regolo la mira. Regola la mira, sì, brava, esatto. Proprio quello devi fare. Regolare la mira. Tu non puoi fare più una mazza. Tu. Li ho mossi tutti di qua. Dai, fuoco. Avanzo in corsa. Alla posizione di tiro. Portati almeno fino qua se riesci. Ne vedi qualcuno o no? Mettiti di guardia. Tu non lo vedi, porcaccia la miseriaccia. Tu se riesci magari avvicinati anche qua. Ok, due smilzi, vediamo cosa fanno e a chi sparano. Al capo. Ok, lui cosa fa? Mi spara anche lui al capo? No, avvelena lui. Però vabbè, finché è avvelenato. Portiamolo qua. Uccisione confermata. Ah, potevo stordirlo però, sti cacchi. Vabbè, vaffanbagno gli smilzi, va. Li prenderemo un'altra volta vivi. Tanto non penso che la missione sia finita qua, penso anzi che ci siano. Nemici in vista! Eccoli lì, gli altri smilzi. Ma se sapevo che erano solo smilzi, portavo una squadra di... Ecco, perfetto. Il mio capo demolitore, lo chiamerò veramente squadra demolizioni. Tu mettiti qua dietro. In guardia, tu secondo me potresti anche magari andare qui con uno scatto. Il cecchino lo mettiamo qui in guardia, è buona. Questo è molto scoperto, però vediamo cosa fanno. Se mi scendono e si avvicinano non mi dispiace. Ancora Leonida? Ma dai, ma cazzo, ma non è giusto. Cioè, ve la prendete sempre coi più forti, eh? Giustamente. Vabbè, anche avvelenato, minchia. Sparato, avvelenato, cucinato, demolito, stordito. Tutte me l'avete fatto.
Allora, facciamo così. Tu con abile scatto, no, riesci solo ad arrivare qua. Ehi, c'è qualcuno? Sono qui, vicino al furgone. Nuovo obiettivo ricevuto. Altri. E qua abbiamo il tipo da salvare. Leonida, io ti sposto qua. E diciamo che questo, secondo me, potrebbe anche farlo fuori, benissimo, fuori. Ok, e ti metti lì dietro. Tu, mia cara, che sei proprio il supporto, sai già cosa devi fare. Curami le ferite d'amore. Brava. Brava, 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 brava. Con un... io direi di far scattare questo punto di... Con abile scatto, guarda, il cecchino lo metto lì dietro. Con abile scatto... E te ti metto... qua. Ma c'era qualcuno che li vedeva? No, lui non vede nessuno. Tu non vedi nessuno. Tu non vedi nessuno. Tu non vedi nessuno. E tu potresti spostarti qui così. Oh, finalmente anche gli alieni ogni tanto mancano, perché non si può che a me tante volte tutta la squadra, cioè tutti e sei i pipottimi, vabbè, ma non è giusto, cazzo. Gli alieni hanno una mira un po'. È vero che la difficoltà... Sono qui dietro. Fasito, ho capito dove sei. È vero che la difficoltà è quella normale, quindi non è proprio quella semplice, però è anche vero che mi ricordo che in Terror from the Deep, quando tu impostavi la difficoltà di un gradino più alto, cioè praticamente sembrava tutto un altro gioco, difficilissimo, ma mi sa che con le modalità di... con i livelli di difficoltà i programmatori non sono stati molto abili e capaci di... Allora, vediamo un attimo. Spostiamo, allora a questo punto spostiamoli tutti. Tutti giù. Uno, due e tre lì. Questo secondo me potremmo anche farlo fuori. Avanzo come il vento. Dice che qua gli smilzi. Andiamo con un 22. Ah, vedete, avevo 22. Cioè con un 22 me li prende. Quando c'ho 70 o addirittura anche 100. Niente, vabbè. E lo storditore avanzo per attaccare, non riesce ad avanzare fino là. No, l'ha mancato. Tu potresti venire in qua innanzitutto. Siete umani, grazie a Dio, tiratemi subito fuori da qui. Però anche vero. Dovremmo scortare subito il VIP allo Sky Ranger. Abbiamo un nuovo obiettivo. Ok. Allora il nuovo obiettivo è che tu ti metti qui in guardia. Se usciremo vivi da qui, metterò sicuramente una buona parola per voi. Bravissimo. Tu
ti metti di guardia qui e tu, carissimo, ti potresti nascondere qua dietro con uno scatto. Tanto ci siamo noi a pararti le chiappone. Ok, perfetto. Abbiamo ricevuto rapporti di intensa attività aliena nell'area. Probabili forze nemiche in arrivo sul luogo. Meglio, se sono tutti smilzi. Ma sono sempre di lì, cazzo, si mettono. Andate a fanculo. Cioè, tutti e tre di guardia, va bene. Va bene. Non dato. Uno andato, un altro andato, cioè ti tiro il piattello, te non scappi, non vai in panico, no? Forse i miei uomini dovrebbero comprare l'equipaggiamento dai vostri fornitori. Estrai neutralizzato. Ragazzi, paura. Paura, paura veramente. Fammi un bello scatto su. Altri smilzi di lì, bene. Che arriva sul ponte. Benone, benone. Allora muoviamoci qua. Il cecchino lo muoviamo. Un abile scatto avanti e te inizia a ok, a metterti qua in guardia. Occhi aperti, signore e signori. Le informazioni indicano nemici in avvicinamento. Sì, e noi siamo pronti a mancarli. Yeah! Puoi ucciderli se non li colpisci. Dai. Yuhuu! X-ray neutralizzato. Grandissimo, beccato al volo. E l'altro? Che mi va a beccare? Non è? No! No, cosa? Chi è? Il tenente Knight è stato ucciso. Ah, cioè quello che... figlio di puttana. Sì, vabbè, non metterti tanto in guarda, figlietta. Dai, scemo. Fatela. Purtroppo il nostro tenente Michael Knight è stato ammazzato. Quindi MacGyver e Knight sono due nomi che portano sfiga. Boom. Missione confermata. Sono lieto che i miei amici del consiglio abbiano organizzato questo salvataggio. Devo a tutti voi i miei più sinceri ringraziamenti. Sì, è un morto sulle spalle, stronzone. Mettiamoci in guardia. Cominciamo a tornare indietro. Di guardia. Tu mettiti qui di guardia. Ok, beh, abbiamo vinto. Mi spiace per... Se uscirò vivo da qui, farò in modo che riceviate tutto il supporto che potrò fornire al vostro progetto. Mi spiace per Michael Knight. Supercar è andato in rottamazione. Vabbè. Pace, amen. Abbiamo persi uno sbotto però di soldati anche buoni. Maggiore caporale, Messia Goda maggiore, quella. Le coperture conte come copertura totale. Bella. Benissimo. Promosso a caporale. Bene. Bene, velocista o fuoco di copertura? Direi di fare... velocista, dai. Ucciso. 11 missioni, caspita. No, scusate, uccisioni 11, ne ha fatte missioni 9. Poverino. Minchia, ragazzi. Spartano.
Ricordi, vi terremo d'occhio. Ma riduzione del panico anche in... Dimmi che hanno ridotto il panico anche in Russia. No, cazzo di butola. Addestramento ufficiali. Volontà incrollabile. Ogni volta che vengono promossi i soldati c'è un bonus maggiore alla volontà. Costicchia, allora aspettiamo un attimo che costicchiano. Peccato, un'altra attacca, un altro morto nel memoriale. Peccato. Allora, addestramento, no, visualizza soldati, ne abbiamo già tanti comunque da sostituire. Vediamo Graxo qua, ragazzi. Allora. Stamattina sono arrivati i nuovi ingegneri, comandante. Siamo sempre lieti di ricevere altra manodopera. Corazza Titan, e vai. Perfetto, la corazza... Benissimo, cannone al plasma, interrogatorio di Berserker, vai, vediamo un po'. cosa vuoi fare? Ho sbagliato. Allora, creiamo oggetti, vediamo un po' se riusciamo a fare sta... magari... Mancano le leghe proprio, mancano le leghe, purtroppo, Tecnologia difensiva, guadagnati crediti di ricerca, perfetto. Cannone al plasma, nuovo velivolo. Ah, mancano proprio le ghigne su... Cazzarona. Autopsia di Berserker. Gli uomini chiamavano questa bestia Berserker. Sebbene condivida la stessa struttura del Mutant, per ragioni a noi ancora ignote, il Berserker sembra essere consumato dalla sete di sangue e non aver riguardi per la propria sicurezza. E infatti si vede che non ha riguardi per la propria sicurezza. Ci è venuto talmente vicino che l'abbiamo fatto flambe. Quest'anno a Natale prendete anche voi mezzetto di Mutant Berserk e non ve ne pentirete, anzi, al posto della porchetta un bel Berserker Mutant, farlo andare sul fuoco, fuoco lento. Allora, vediamo un po' lo Shiv. Rilevato contatto. Sì, va bene. Ma con... Ah, ok, navi c'è l'aliena. Avanti. Ci vogliono proprio tutti quelli più forti. Il Messia God ha superato anche in piaster, sì. Va bene, e va bene così. Pummazza la raspa e il Ripley. Mette dentro il Ripley. No, aspetta, un pesante ce l'abbiamo già, è pesante. Assaltatore, supporto, pesante. Io farei un altro assaltatore, se c'è. Ma mi sembra che non ci sia un assaltatore, no. E allora mettiamo dentro... Dai, mettiamo dentro Ripley. Oh. Armamenti. Fanculo, non hai il... Vogliono i più forti, no, per forza. Anche se mi spiace, abbiamo perso veramente dei validi. Atterriamo. Dei validi componenti. Vi invieremo poco oltre i confini dell'Egitto. In una cascina.
Secondo i rapporti, l'UFO è caduto in un'area scarsamente popolata. Dobbiamo restare allerta ed eliminare gli invasori. Perfetto. Per andare al lavoro uno Sky Ranger così lo vorrei anch'io. Qui Big Sky, siamo in posizione vicino allo schianto. Ok. Strike 1 è pronto a procedere ai vostri ordini. È la solita area. Riceviamo Big Sky. È stato un atterraggio, non uno schianto. Perciò aspettatevi forte resistenza. Infatti, guarda, hanno già spappolato queste povere bestie. Allora, salviamo la partita e andiamo avanti con molta calma. Perché sicuramente e probabilmente ci saranno dentro delle nuove forze aliene. Sti cazzi, tra l'altro la navicella mi sembra alquanto grossa. Cosa ha lasciato giù? Gli sono cadute ste capsule. Calma, al massimo posso azzardare di andare là. No, ma anche no, ma anche no. Sì. No, no, direi proprio di no. Vediamo. Ok, niente. È bella grande stavolta la navicella. Il cecchino lo metto qua. Alle mosche, certo che i dettagli comunque non sono male. Anche le mosche sulle carcasse. Te ti lascio in copertura lì e te... No. Te potresti stare dietro di lui. E tu magari fai la stessa roba ma con lui qua. Adesso mettiamoli di nuovo tutti in guardia. Ok, dritto davanti a noi, vediamo un po' cosa c'è. Eccoli qua, madonna, quante ne prendono? Vai però ragazzi, cercate di non mancare. Dio bonus. Lo prenderò la prossima volta. Sì, lo prenderai la prossima volta. Peccato che non c'è una prossima volta. Sta ceppa. Va bene, direi che io mi fermerei qui con un po' di suspense, vedremo come andrà a finire questo scontro all'esterno dell'astronave nel prossimo episodio. Quindi vi ringrazio sempre tantissimo per seguire tutti i miei gameplay, restate come sempre sintonizzati, ci vediamo al prossimo video e a one again!